Alla presenza del direttore generale dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi e di diversi sindaci della Basilicata sono state presentate ieri a Matera presso Casa Cava le principali novità offerte dall'articolo 26 dello Sblocca Italia. Chiunque, ha detto Reggi, soggetto pubblico o privato, potrà chiedere l'uso di un bene dello Stato, purché alla base ci sia un progetto di valorizzazione significativo. Insieme a sindaci e strutture comunali stiamo definendo quale destinazione e vocazione migliore possa avere il bene in questione non usato al meglio. In Basilicata specificamente Quasi l'80% dei beni richiesti sono stati già trasferiti. Un risultato importante se rapportato ad un contesto italiano che registra una media del 50%.